Lo sguardo concentrato dei piloti, il lavoro frenetico nei box, l'adrenalina al massimo prima dello spegnersi del semaforo, i motori al massimo, il paddock gremito da ragazzi alla prima esperienza e con una carriera davanti, piloti che hanno fatto la storia del motociclismo tricolore, piloti alla prima esperienza in pista, tutti con un unico comune denominatore: divertirsi e dare il massimo per la prima gara del 2020. Benvenuti dal circuito di Varano. Abbiamo dovuto attendere, sognare di tornare in pista, ma poi tutto è diventato ed è tornato alla realtà. In un caldo, torrido ultimo weekend di luglio, i motori sono tornati e con il primo round dei trofei MP Dynasty Exhaust Moto Estate 2020. Qui con voi Gianluca Dramis e al mio fianco Alessio Carra. Buon pomeriggio a tutti, il primo round di una stagione che conta. 3 weekend e 4 gare per categorie, è stato magico. Li abbiamo visti, ci sono state lacrime di commozione, lacrime di gioia. Due giorni belli, intensi, come volevamo noi. Ma il moto estate è tornato e sinceramente ne sentivamo la mancanza. Caldo, tanto caldo, Ale. Cosa ci aspettiamo? Cosa vogliamo da questi ragazzi? Ma sicuramente saranno delle bellissime gare, saranno delle gare molto combattute, sono mischiate comunque delle moto stock con moto elaborate, quindi vedremo la differenza tra sia tra i piloti ma anche tra le moto stesse. Possiamo soltanto concludere questa prima parte dicendo che tutti, ma proprio tutti questi ragazzi ne sono usciti vincitori, perché quello che ha riguardato noi tutti è stata una pandemia generale che pensavamo potesse togliere e minare qualche certezza, e invece siamo qua. Sì, Gianluca, sicuramente la preparazione è mancata anche l'approccio con la pista. I ragazzi non hanno potuto provare a fondo quello che poteva essere la moto o il circuito, quindi diciamo che sono entrati un po' per le loro conoscenze, qualcuno è nuovo, qualcuno è vecchio, qualcuno si è rifatto rivedere, quindi presumo che ci sarà una... Ci divertiremo tanto, ragazzi, a tra poco! Eccoci qui con la griglia per quanto concerne gara 1 della Race Attack 1000. Si parte tra poco e abbiamo una pole position clamorosa da parte di Palladino, che ha chiuso in 1.09.547 il suo miglior giro. Al secondo posto Torchio Alberto, addirittura un secondo e due in 1.10.736. Terza posizione, a meno di un decimo, c'è Valsecchi con il numero 16, che ha chiuso in 1.10.833. Straordinario Palladino, quindi, che ha veramente matato tutta quanta la prima fila. In seconda parte Fabretti in 1.12 addirittura, 0.09. Quinta posizione c'è Scotti in 1.12.023, un distacco di 14 millesimi tra il quarto e il quinto, un distacco molto vicino anche per Ivan con il numero 8, che si è posizionato in sesta posizione in 1.12.089. C'è una seconda fila che era chiusa in 80 millesimi. La terza fila invece si apre con il numero 111, che è Crifò, che ha chiuso in 1.12.304. Una differenza anche qui praticamente minima, meno di... minima mica tanto, perché è un secondo di distacco. Scaltritti in 1.13.389, veramente lontano l'ottava piazza dalla settima, mentre Bozzoni ha chiuso in 1.13.435 con il numero 288. Chiude la terza fila, la quarta si apre con Gelsi, che ha chiuso in 1.13.595, Pozzoli in undicesima posizione in 1.13.618, poco meno di 20 millesimi tra Gelsi e Pozzoli tra il decimo e l'undicesimo. Il dodicesimo, che era Paglia, ha chiuso in 1.13.866. La quinta fila si apre con Gelsomino Papa, 1.13.914, molto vicino alla dodicesima posizione, ma molto vicino anche a colui il quale lo accompagna, che è Di Matteo, in quattordicesima piazza, che ha chiuso in 1.14.012 con il suo numero 25. Più lontano c'è Sandro Ermacora con il suo numero 18, che ha chiuso in 1.14.311. Sesta fila che si apre con Antonini, numero 257, che è lontanissimo, meno di un secondo e mezzo dalla quindicesima piazza ricoperta
coperta da Sandro Ermacora, chiuso in 1.15.774. Fabrizio Giardina, 1.15.871, 17esimo, 18esimo. 1.16.853 Corsaro col numero 69 a chiudere Spallone 19esimo 1.19.202. Io non posso far altro che lasciarvi alle interviste pre-gara, aspettarvi qui perché secondo me assisteremo ad uno spettacolo degno di nota nonostante una prima fila decisamente staccata. Torchio Alberto e Valsecchi sono pronti ad impedire a Palladino di vincere entrambe le gare e noi ci aspettiamo un grande spettacolo. E allora per questo lascio parola alle interviste pre-gara, ci vediamo tra poco per gara 1. Abbiamo trovato Massimiliano Palladino, caldo caldo in uscita dalle qualifiche, vogliamo farci raccontare com'è andata? Ma è andata bene, la qualifica 1 bene, è venuto fuori un 10-3, quindi va bene. E nelle due sono riuscito a fare finalmente il 9,5 e quindi va bene, sì sì. Sempre sulla cresta dell'onda, Massimiliano, ci vediamo al parco chiuso oggi. La gara oggi pomeriggio, quindi cambierà tutto. Dai, grande Massimiliano. Grazie, grazie, ciao, ciao, ciao. Ma diciamo che la moto è a posto, il pilota è un po' più stanco quest'anno, però sono fiducioso perché le sensazioni sono buone. I tempi l'anno scorso in qualifica sono andate meglio, 12.3, quest'anno siamo su 14, però il passo è molto molto costante. La gara è un'altra cosa, so già di avere una bella partenza e me la voglio giocare perché anche se parto 14esimo mi sembra, sicuramente non rimarrò 14esimo alla prima curva, quindi questa è la prima tattica. E poi abbiamo un dubbio se cambiare un rapporto per dare una mano alla moto, ci mancava un po' di velocità, quindi ci penseremo adesso, è un azzardo prima della gara, però insomma le gare sono anche questo, quindi ci proviamo fino in fondo. Grandi obiettivi per un grande pilota. Beh, l'anno scorso ho fatto doppietta nella rookie, e sesto in due gare, me la sono giocata con Scotti, per cui spero anche quest'anno di andare a dargli fastidio là davanti, almeno per qualche giro. È una bella soddisfazione. Sì, guarda, sono soddisfatto anche rispetto a domenica scorsa che ero qui a girare, dove avevo parecchi problemi anche fisici, mi sono messo a posto. No, sono contento. L'importante è che ci divertiamo, portiamo la moto a casa. Ringrazio i miei sponsor che mi danno la mano per correre. E saluto la mia famiglia e tutti quelli che seguiranno live e vorranno vedere la gara. Siamo qui, gas! Ma guarda, allora, intanto ciao a tutti, le novità sono le persone un po' cambiate, il gruppo di base è sempre lo stesso, però abbiamo cambiato qualche pilota, qualcuno è andato, qualcuno è venuto, siamo qua, ci stiamo divertendo, quest'anno c'è anche qualcuno che ha deciso che vuole andare forte, adesso vediamo fra qualche gara cosa succede. Tutti i piloti naturalmente, perché io l'anno scorso sono arrivato in prima fila se guardavamo dalla fine. Quest'anno ci giochiamo la seconda, Guarda, l'importante per noi è divertirsi. Quest'anno abbiamo sofferto tanto in quei mesi dove siamo stati tutti a casa e il fatto solo di rivederci tutti qua per me è un sorriso a 40 denti. Quindi dai, grazie a tutti quelli che sono qui con noi a farci divertire, grazie a voi. Grazie a te Alessandro. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dopo 20 anni che non andavo in moto ho ripreso quest'anno a fare le gare col 1000, piano piano vediamo come va, i tempi sono abbastanza discreti, faccio la categoria rookie perché non avendo la tessera da più di 20 anni corro nei rookie, speriamo bene di riuscire a fare un podio, siamo venuti per cercare di fare un podio, speriamo di riuscire a farlo domani. Bentornati sul circuito di Varano, qui al mio fianco c'è sempre il mio prode fido guerriero Alessio. Ale, sei carico per la gara? Sì, assolutamente. Si stanno allineando i ragazzi, vado volante a dirti quella che è lo scacchiere di partenza con Palladino, Torchio Alberto Valsecchi, Fabretti, Scotti, Ivan, Crifos, Caltritti, Bozzoni, Gelsi, Pozzoli, Rappaglia, Papa Di Matteo, Ermacora, mentre stanno per iniziare si spengono i semafori, via! Che impennata, Ale! Attenzione. Partenza shock! Allora andiamo subito in moto con Skoda dritto. Oddio, chi è che chi? Palladino?
Povero lui, intanto subito amore con Gelsomino Papa, vai Ale con un po' di tecnica. Ma qua abbiamo subito visto una bellissima partenza Palladino, un incredibile dritto Ale, sì. Wow, Corsaro Andrea in fila dritto per dritto, sì. Mi sembrava forse addirittura Gelsi o no, Scaltritti. L'ha passato, sì lo ha passato, volano intanto le moto. Mentre noi aspettiamo come sempre, sai Ale, il primo raffronto cronometrico per poter capire come stanno andando. Vai un po' on board con Antonini. Ma qua si inserisce bene, leggermente largo, probabilmente con la sua cava. Con la moto è dietro, mi sembra che siano tutti abbastanza compatti ancora. Sono anche molto lineari, vero? Guardalo qui, Max Palladino sta provando la rimonta furiosa. Guarda che era lui che ha fatto il dritto, Ale, confermiamolo. Sì, sì, confermiamo che Palladino è rientrato alla grande e si sta dando da fare per riprendere le prime posti. Sì, ricordiamo che Palladino partiva da un 1.09.547, clamorosa pole in qualifica, un secondo e due. Intanto al primo giro vediamo chi c'è davanti, proprio lui, Torchio Alberto, Valsecchi, Scotti, Gelsi, Crifos, Caltritti, Ivan, Papa, Fabretti, Palladino decimo, io una fish. Non me la gioco, ma la punto su Palladino, caro Nares. Ma io mi aspetto più qualcosa invece da Valsecchi, che lo vedo. Ah, Valsecchi, intanto andiamo dritti per dritti con Sandro Armacora su una Suzuki. Mamma mia, ce la fa a passarlo sull'esterno? Ci sta provando, no? Rallenta, imposta bene la curva e va a studiare. Armacora che partiva quindicesimo. Ancora lui, sempre Palladino, guarda come in furia la sfida, perché qua ci sono Fabretti e Papa, anche Gelsomino Papa che passa, vediamo se riesce ad entrare Valsec, scusami Palladino, non ci riesce. Sfiora il cordolo, Si toccano, si sfiorano, si annusano, ma siamo vicini alla conclusione del secondo giro, con Torchio che è sempre davanti in solitaria. Torchio Alberto, ancora un board con Palladino, questa volta ce la fa. Passa secco Fabretti, intanto andiamo con Papa Gelsomino. Vai con un po' di tecnica, Ale, dai. Guarda Gianluca, mi sembra che Gelsomino si stia trovando un attimino in difficoltà, forse non riesce bene a incastrare con le gomme, oppure il setup della moto non è così adeguato come si aspettava. Tanto terzo giro terminato, guarda quanti distacchi, i distacchi sono veramente importanti. Guardalo qui, un primo piano da parte di uno straordinario, un ottimo Valsecchi, in seconda ancora Palladino interno, wow! Palladino... Ci riesce Ale? Sì, uno lo passa, il secondo ancora no. Sta provando, è dietro. On board con Gelsi, questo è Gelsi, lo passa? Sì, lo passa Palladino, straordinario. Strepitosa rimonta da parte di Palladino che prova subito ad infilare anche Scaltetti. A me sembra di vedere Mark Marquez l'altra settimana, non gli auguro di cadere, ma sta facendo una rimonta meravigliosa Palladino, caro il mio Alessio. Alessandro, intanto vediamo che Antonini cerca di darsi da fare, sì. Col suo cava? Forse sta trovando qualche difficoltà sulla parte esterna della pista. Speriamo che ci siano delle direzioni univoche e ce la fa e lo passa. Lo passa. Forse sì, passa. Forse no. Rischiano la collisione, Ale. Mamma mia, andiamo on board con Andrea Corsaro, il suo Kawasaki. Vediamo sempre la solita serpentina, la S. Ale, c'è molta stabilità, c'è grip. Questo lo possiamo dire rispetto alle 600 mentre si conclude il quarto e sta concludendo il terzo giro. Sono moto più impegnative, i piloti sicuramente saranno molto molto più capaci. E guarda lì che ti sta spuntando alle spalle, proprio lui Palladino in fervora, mentre qui andiamo in un primo piano con Scotti che sta tenendo botta al terzo posto con questo suo cappello ciondolante lungo. Sandro Ermacora ancora con lui on board sul suo Suzuki, che vede davanti che c'è bagarre, allora dice: perché non mi iscrivo anch'io a questa bagarre? Ci sta provando, ma purtroppo lo vede solo da lontano. Eccolo lì Palladino, passa Crifò, facile, bello. Lo ricordiamo che ieri Palladino perlomeno in prova ha fatto un tempo straordinario, Gelsomino, ci sta dando dentro anche lui. Papa, all'interno lo passa Di Matteo, pulito, lo ha passato. Andiamo intanto con Torchio, Valsecchi, Scotti, mentre c'è un problema, alza il braccio forse Pozzoli, mentre Armacora lo infila. Evidentemente non ha nulla da chiedere più, probabilmente Pozzoli la sua moto. Andiamo con Fabrizio Giardina con la sua Ducale, è un rookie Fabrizio, ci sta provando a dare del suo meglio, ma devo dirti che sta dentro bene Fabrizio, è un esordiente,
Per le prime sue gare devo dirti che si sta difendendo, dai. Con le sue Dunlop, la sua BMW, mentre Palladino sta provando ad avvicinarsi in maniera importante a Scotti. Eccolo qui che transita, le telecamere indugiano proprio su colui il quale si è reso autore di una straordinaria rimonta. Proprio lo stesso Palladino sta provando ad avvicinarsi a Scotti. Eccoci qua, on board, proprio con Max Palladino e la sua straordinaria rovente Yamaha. Ti chiedo, ce la fa ad arrivare a podio? Ma secondo me ce la può beh, fare. Guarda qui, fare. Che inquadrature, ragazzi! Bellissimi, ragazzi, questa volta ci hanno proprio entusiasmato con le inquadrature. Con ci stanno deliziando. Presa all'alto. Sì, sì, sono atti da fare. Stanno migliorando. Stanno migliorando rispetto alle 600. Dovremmo tirargli più spesso le orecchie a quei ragazzoni lì. Mentre intanto infervorano le sfide per il settimo posto, per il decimo posto. Anche con Papa andiamo on board con la partenza di Alessandro Antonini. Buono lo spunto da parte di Alessandro Antonini con la sua Kawasaki. Lui ricordiamo che è un challenge. Andiamo a rivedere. Bella, pulita. Guarda qui anche come staccano, come allargano le gambe. Però si vede, Ale, è proprio una 1000 molto più pulita. Tolto quell'impennatina. Lì c'è stato un problema probabilmente sul cambio, sulla frizione, ha lasciato troppo di centralina. Quindi guardalo qui Gelsomino che partenza aveva fatto. Poi probabilmente non l'hanno visto. Collisione, c'è stato un tocco. Bravi ragazzi, ci hanno fatto ridere il replay. Anche qui buona la partenza di Corsaro, buona staccata soprattutto da parte di lui, che lo ricordiamo è una vecchia volpe del circuito. Quello che abbiamo visto è stato molto interessante. Slow motion intanto, bella, totale, netta, su Sandro Ermacora. Anche lui, Ermacora, primo anno, nonostante qualche acciacco, si è trovato in questa avventura. Lo sta facendo con tanto entusiasmo, tanta passione. Ragazzi, torniamo su sta gara? Ma speriamo, perché belle queste ma quanto sono bravi però, lo possiamo dire. Sono molto belle. Sono molto belli anche loro, quando li abbiamo visti. Devo dirti che Corsaro con la sua cava, bella, Corsaro, devo dirti che è un pilota in cui riesce a inserirsi bene in curva, sempre bello pulito, non ha mai indugiato nelle curve, quindi si sta meritando sicuramente di portare a casa un buon risultato. Ale, lo ricordiamo, Varano, questa è gara 1 della Race Attack 1000. Andiamo a vedere tanti slow motion belli qui. Fabrizio Giardina, un rookies, esordiente anche lui, ha corso l'anno scorso due gare, ora si affaccia all'RTK gommato Dunlop con la sua BMW. Cerchiamo anche di dare qualche notizia, ma perché sennò qua di chi si chiacchiera. Mi sembra che in questo momento qua le giapponesi siano un po' più performanti, dai, andiamo live con Alessandro Antonini, che sta provando a ritornare un po', diciamo, sui suoi passi, cercare di insidiare Corsaro o comunque la 14ª, 15ª posizione, dove c'è anche Rapaglia. Andiamo on board con Palladino, che sta provando la rimonta. Io lo vedo Scotti e lo vedi anche lui. E allora mi sa che adesso la prossima preda da parte dello stesso Palladino è proprio Scotti, mentre passa Torchio Alberto, passa Valsecchi. Vediamo quant'è il distacco, non riusciamo a vedere se è tantissimo per riuscire Palladino a raggiungere Scotti e Valsecchi. Andiamo on board, bella pulizia delle curve, Ale. Sicuramente riescono con le miglia, riescono ci sono a fare tanti distacchi meno... per adesso. E guarda qua Papà Gelsomino, autore di una grandissima prova. Guarda quanto sfrutta il cordolo. Ti chiedo, difficile, più complicato? Entra forte, lui è forte su questa parte qua, soprattutto sulla parte finale della pista. È molto deciso e la moto gli risponde sicuramente meglio rispetto agli altri. Qua va un po' lungo, ma probabilmente si è reso conto che dietro aveva sparato il suo contendente e quindi ha lasciato un attimo libero per sfilare. Aia, problemi purtroppo per Corsaro. Stavamo decantando le sue lodi in precedenza. Ricordiamo che Corsaro è al debutto. Peccato per lui, ha avuto qualche problema con la sua moto. Mentre intanto ci avviciniamo a quello che è il settimo giro, mentre infervorano i preparativi per apparecchiare la tavola a Torchio Alberto per vincere questa gara, ma soprattutto perché eccolo qua, termina la gara di Corsaro Andrea. Peccato nel paddock. Che peccato, Crifò, andiamo on board anche con lui. Guardalo qui mentre sguscia, scodinzola con la sua Yamaha, proprio lo stesso Crifò. Siamo arrivati vicini all'ultimo giro, Ale. All'ultimo giro, saluto. Torchio Alberto, ancora no, manca poco. Se le stanno dando di santa ragione, una bella bagarre, una bella, bellissima Race Attack 1000, interessantissima da questo punto di vista. Guarda lì qui come scodinzolano. Andiamo live on board con Sandro Ermacco e la sua Suzuki. Un challenge. Ermacora sicuramente ha stato c'è tanto distacco di Ale, però non riesce ad arrivare alla fine. Scodinzola sempre,
quindi probabilmente inizia a risentire un pochettino del... E qui con Gelsomino Papa, l'abbiamo commentato tante volte, buona la sua gara. Ricordiamo che Gelsomino Papa si trova immediatamente alle spalle di Ermacora, sta provando anche lui ad insidiare. Eccoci qui invece con... Ahia, altri problemi, Ale? Eh sì? No, no, forse no, forse no, 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 è Antonini, sembrava stessa moto di Corsaro, poteva sembrare entrambi con questa Kawasaki. Bisognerebbe capire che problemi hanno con queste due moto. Se magari sono magari le gomme, un problema di gomme. Non si capisce, mentre Torchio Alberto stacca il pass dell'ultimo giro, c'è Valsecchi alle spalle, Palladino mi sembra che non riesca più a raggiungerlo, mentre Fabrizio Giardina... sta provando con la sua Ducale, questo rookies Fabrizio Giardina, ad inseguire il sogno di provare a scavalcare Rapaglia. Mi sembra molto difficile da questo punto di vista. Ancora un live on board con Gelsomino Papa, eccoci qua con Max Palladino, è imprendibile Valsecchi, ma Palladino possiamo dire che si è reso autore di una rimonta aerea straordinaria. Sì. Se ci fosse stato qualche giro in più ci arrivava Valsecchi, ma ti faccio questa domanda. Secondo me c'è troppo distacco tra i due, stanno spingendo, ma non arriva più, molto molto forti primi due, e Torchio e Valsecchi stanno conducendo la gara comunque. Se ti dovessi chiedere chi è il pilota della giornata di questa prima parte, io faccio il nome di Palladino semplicemente perché quell'errore ne ha condizionato la gara e poi si è reso autore di una straordinaria rimonta. Ma Torchio è stato straordinario nella sua cavalcata, Valsecchi idem, non si è fatto scalfire dal ritorno di Palladino. Sicuramente Torchio non ha avuto Gelsomino, neanche lui, Papa problema. Non ci arriva e non riesce ad arrivare a San Bernardino. Mi sembra abbastanza chiara comunque la griglia di arrivo, a meno che non ci siano delle parti finali. La sua Aprilia non riesce ad arrivare, mentre qua intanto infervorano, infuriano. È finita con Torchio che vince alle sue spalle, arriva proprio lui, Valsecchi. Palladino si rende autore di una straordinaria, meravigliosa rimonta. Scotti, Fabretti, Crifò, Ivan, Scaltritti, Gelsi, Ermacora, Ale, dai, facciamo un po' una, tiriamo un po' le somme di gara 1. Ti chiedo che gara hai visto, abbiamo visto tanti bei piloti, bei sorpassi. Guarda, mi è piaciuto moltissimo la pulizia di Torchio nelle curve, infatti ha condotto bene la gara. E Palladino ce l'ha messa tutta, ma secondo me gli mancava qualcosa in più, forse sulla moto. Ma forse Ale, però anche quella partenza ad handicap con quell'errore, ma purtroppo sicuramente che lo ha condizionato. Pagando, però c'è qualcosa che non ha funzionato forse nel setup. Bella, bella la gara anche di Papa, di Ermacora, che si sono resi autori, come vediamo anche qua in questo onboard diretto da parte dei nostri ragazzi della regia, di una buonissima gara. Gara 1 termina qua e torniamo con gara 2. Questi, secondo me, se le daranno anche di santa ragione dopo. Sicuramente che si conoscono un po' di più e hanno preso coscienza della pista. Una gara più equilibrata, anche perché Gianluca, ti ricordo che col Covid i ragazzi non hanno potuto provare la pista. E lo abbiamo sottolineato, l'abbiamo sottolineato. Ale, che altro dire? Bella gara 1, ci aspettiamo tanto da gara 2. Ciao ragazzi! Ciao, ciao. Tranquilli, c'è problema. Sandro, scusami, noi volevamo chiederti se i consigli di Massimiliano Palladino sono stati utili. Per me sì. Per Max un po' meno, perché la prima curva l'ho visto dritto nell'erba, quindi però fa come Marquez, cazzo, è arrivato a podio, ci ha passati tutti, è andato via, quindi no, io mi sono divertito da matti, perché a parte che sono partito, un ragazzo ha messo la moto a candela davanti a me e io non sapevo se questo si ribaltava addosso a me o non lo so, l'ho passato e ho fatto la mia gara, ma da quindicesimo ho chiuso decimo, mi sembra, ho fatto 4-5 sorpassi, va bene, quindi la modifica è andata bene, la moto va bene, gara 2 se non ho... gente impennata davanti, dovrei arrivare anche meglio. Ci vediamo dopo, grazie. Grazie. Grazie a voi.